Un saluto a tutti gli amici di Telefonino.net, siamo a Berlino, evento Unpacked, oggi è stato presentato per la prima volta in pubblico anche il nuovo GRS, è stato infatti annunciato dalla società coreana nei giorni scorsi, oggi abbiamo l'opportunità di toccarlo per la prima volta con mano. GRS caratterizzato dalla presenza sul retro anche di uno slot per SIM card, è presente infatti il supporto alle reti 2G, 3G, presente anche il Wi-Fi, BGN, un ricevitore GPS assistito con GLONASS, supporto Bluetooth 4.1 Low Energy ed USB 2.0. Per quanto riguarda il processore, un dual core da 1 GHz, ovviamente il sistema operativo è sempre Tizen, abbiamo 512 MB di RAM e 4 GB di memoria integrata. Tanti anche i sensori che sono presenti all'interno di questo device, è presente ovviamente l'accelerometro, il giroscopio, una bussola digitale, il rilevatore di battito cardiaco, un sensore di luce ambientale, barometro e anche un rilevatore di raggi ultravioletti. La batteria integrata da 300 mAh, il device è certificato IP67, quindi è resistente ad acqua e polvere. Per quanto riguarda il design, come è possibile già vedere, design curvo, abbiamo un display da 2 pollici, Super AMOLED 360x480 pixel, le dimensioni in sé del device sono di 39.9 mm di larghezza per 58.1 di altezza per 12.5 mm di spessore. La cornice è realizzata in alluminio con effetto cromato. Per quanto riguarda le funzionalità, andiamole un po' a vedere, è presente un tasto funzione anteriore, un tasto home, il design in sé sembra proprio ovviamente ispirato alla gamma Galaxy, sembra un piccolo Galaxy leggermente curvato. Per quanto riguarda il bracciale, è ovviamente regolabile con questa chiusura in metallo, è presente anche il viva voce perché, come detto, questo device è in grado anche di effettuare e ricevere telefonate. È possibile tra l'altro anche ovviamente inviare e ricevere messaggi, email, queste sono le impostazioni. Facendo un swipe dal basso verso l'alto andiamo appunto nel menu dove troviamo tutte le varie applicazioni e le impostazioni. Possiamo ovviamente andare a personalizzare il device per quanto riguarda lo stile del home screen e anche i pannelli che compongono la home screen. Possiamo attivare la funzione di non disturbare, possiamo anche attivare una funzione per quanto riguarda la doppia pressione del tasto. È presente tra l'altro anche una funzione che permette di risparmiare energie. Per quanto riguarda le altre funzionalità, tenendo premuto sul display è possibile andare a cambiare le watch faces, queste sono quelle a nostra disposizione, ovviamente sono disponibili anche altre che possono essere scaricate. Queste sono le varie home screen, abbiamo il lettore per il player multimediale, facendo con uno swipe andiamo nella visualizzazione dei dati del DS Health, abbiamo ancora delle news, ancora queste qui che sono le nostre attività quotidiane, qui è possibile aggiungere altre home screen, qui invece abbiamo varie notifiche che abbiamo ricevuto e questo ovviamente è il contabile. Per quanto riguarda, facendo tra l'altro un doppio tap con le due dita, possiamo andare velocemente a regolare la luminosità e il livello del suono. Per quanto riguarda la disponibilità, questo device sarà disponibile verso fine mese orientativamente, il prezzo di vendita sarà di circa 349 euro, ovviamente quando avremo l'opportunità di averlo per qualche giorno in più faremo una recensione un po' più approfondita. Per il momento è tutto dalla conferenza Unpacked di Samsung, un saluto da Antonio Monaco per Telefonino.net.